Qualche settimana fa ero a fare un corso di security driving, che è poi una figura specifica all'interno dei team di protezione per quanto riguarda la protezione VIP. E il bello di questi corsi è che incontri persone molto interessanti. Uno di questi è uno che lavora nell'ambito della sicurezza in modo professionale e da poco ha iniziato anche a fare Krav Maga, quindi ovviamente argomento di discussione il Krav Maga. E mi ha detto una cosa che sul momento mi ha lasciato davvero perplesso, che praticamente diceva: "Ah, poi in questo periodo sto anche facendo Brazilian Jiu-Jitsu, perché le tecniche di difesa dal suolo le prendiamo dal Brazilian Jiu-Jitsu." E la cosa che mi è venuta in mente è stata: ma perché? Cioè, che senso ha? E lo dico da praticante di Brazilian Jiu-Jitsu, anzi da fanatico praticante di Brazilian Jiu-Jitsu. Questo perché nel Krav Maga non ha assolutamente senso, se non in certi casi particolari, solo da un punto di vista didattico, parcellizzare quelle che sono le aree di interesse. Per intenderci, nel Krav Maga non ha senso dire combatto di bastone o in una situazione di difesa personale o combatto di pugilato o combatto di lotta o combatto di Brazilian Jiu-Jitsu quando sono al suolo. Non ha alcun senso perché il Krav Maga ha un motore interno che funziona dal punto di vista della logica del sistema. Per cui si può dire invece combatto con il bastone, combatto con la lotta o usando la lotta, combatto usando quelli che sono i principi comuni al Brazilian Jiu-Jitsu. Questo perché il Krav Maga è una chiave interpretativa di quello che è un confronto ad alto rischio e quindi ad alto indice di stress, ed è una chiave interpretativa che ha una sua logica e una sua coerenza interna. Per fare un esempio, un po' come se una persona dicesse che in famiglia ha un determinato comportamento, ma poi al lavoro ha un comportamento esattamente opposto, ma poi con gli amici ha un comportamento ancora diverso. È chiaro che ognuno di noi, a seconda del ruolo e della situazione, si comporta in accordo con il ruolo e con la situazione, ma rimane comunque la stessa persona, con gli stessi principi, i propri valori e la propria coerenza. Tornando al Krav Maga, quindi, quello che ci si deve chiedere non è se il Krav Maga possa utilizzare o meno training o elementi da altre discipline. Il punto è se questo Krav Maga mantiene o meno la propria identità. Yeah.